Buonasera mister, mi sembra una vittoria importantissima, anche se magari il primo tempo è stato un po' complicato. Le chiedo come è arrivata a queste due partite così importanti che forse possono decidere davvero tanto della stagione. Il risultato complicato, ha detto? Primo tempo complicato, vero, perché si è fatto peggio di quello che dovevamo fare. Ci si arriva benissimo alle prossime due partite perché abbiamo vinto oggi. Chiaro che se poi si riferisce a qualche problemino a cui siamo andati incontro, è una cosa che ci dispiace, che è successa, ma che è normale quando ci sono partite così ravvicinate e troppe cose che girano intorno e che i giocatori se le sentano attraversare dentro la testa. Poi diventa più facile farsi male anche muscolarmente. Poi Miranda ha preso quel colpo che, se anche secondo me a vederlo dal campo, sono d'accordo col direttore di gara che non ha ammonito perché mi è sembrato un volontario. Poi Petagna è veramente una bella persona, anche se non l'ho mai allenato, perché ormai in tanti si conoscono. Lui è un ragazzo corretto, per cui è successo questo, però gli ha spaccati sette una sala, insomma, ecco. Allora poi diventa tutto più difficile. Lui ride perché lui gli avrebbe dato un pugno, avrebbe reagito. Per cui ci si arriva bene nel senso che abbiamo preso convinzione che potevamo fare diversamente alla fine del primo tempo. Li ho visti parlare di quello che era la difficoltà a livello tattico, quelli che erano in panchina con quelli che erano in campo, a vederla da fuori. Appena gli ho detto di mettersi a 5, si sono incastrati benissimo. Abbiamo avuto la possibilità di lasciare Politano più vicino a Lautaro insieme a Candreva, e lì probabilmente ci ha permesso di stare un po' più alti col baricentro della squadra. Però poi è stato bravissimo De Vrij tante volte ad andare a chiudere in bandierina, perché questo atteggiamento qui ti costringe il braccettino di andarlo a fare le chiusure larghe là sulla fascia, e con De Vrij e Ranocchia diventava un po' più difficile, ecco. Però invece non me l'aspettavo neanche fosse così bravo De Vrij a fare quel lavoro lì, e l'ha fatto in maniera perfetta. Poi Ranocchia ci ha messo un po' della sua personalità entrando dentro, ma soprattutto poi hanno fatto valere la ragione, il pensiero, cioè che non siamo questi qui, per cui dobbiamo reagire. Non eravamo quelli veri nel primo tempo. Io posso capire, come dicevo prima a Sky, tanto avete sentita, di accettare le emozioni. Cioè l'emozione a volte ti viene perché ti capita una situazione davanti e ti crea questa emozione, poi però non permette il pensiero, la ragione, che questa emozione diventi timore, diventa paura. Perché quella è un'altra cosa, paura è un'altra cosa, è proprio paura di farsi male, è paura fisica, giocare a calcio, cioè paura di sbagliare un passaggio. Non si può stare qui, bisogna andare a giocare da un'altra parte, deve andare a allenare da un'altra parte. E infatti nel secondo tempo hanno fatto così, cioè Gagliardini dopo ha fatto gol, è tutto un altro calciatore fra quello che ha fatto vedere prima e che l'ha fatto dopo. E D'Albert dopo i primi due passaggi li sono riusciti, ha cominciato a spaccarla questa fascia due o tre volte, ha fatto due o tre sovrapposizioni di quelle importanti. Molto meglio tutti, insomma. È chiaro che Borca Valero dà un contributo, perché poi quando entra dentro Borca Valero c'ha questa qualità di scelta nello stretto, te la restituiscono, ora faccio un tocco in più, ora non la tocco neanche, la lascio passare, a questa sintesi determinata dalle esperienze che ha passato. Ma quello che diventa fondamentale
e capire la differenza fra un problema emotivo e una difficoltà oggettiva. Io devo saltare da 5 metri, mi spacco una gamba, ho paura, è un'altra cosa. Devo fare un passaggio e dov'è la paura? È un'emotività, ci vuole un carattere, ci vuole uno spessore, bisogna andare di fronte a delle situazioni poi nella vita. Se non c'entri dentro e non si risolvano, nessuno, non c'è il DHL e te le porta a casa. E succede che poi non ce l'hai a disposizione perché non le prendi, insomma, ecco. E noi nel primo tempo siamo stati un pochettino così, ma c'è già anche di successo, siamo un po' figli di questi saliscendi dove non si riesce a capire da dove vengano, perché poi quando c'entri dentro, come abbiamo fatto nel secondo tempo, cioè prendi veramente, sei costretto a andare a vedere questo contrasto come è fatto, c'entri dentro, o andare a vedere come è fatto questo passaggio, c'entri dentro, ti riesce e ti sembra tutto più normale, perché dopo sul finale di partita era tutto più normale, la palla viaggiava, stop, giocata in verticale, inserimento, è la squadra che spesso abbiamo visto con il fuoco dentro, insomma, ecco, che anche quando siamo entrati in campo nella partita di Coppa Eintracht di Francoforte abbiamo fatto molto bene, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Poi nel secondo tempo ci hanno abbaiato un po', abbiamo rincominciato a fare il passaggio anziché sulla corsa 5 metri dietro, a sbagliare il rinvio, come cioè una palla mezza e mezza la posso appoggiare in mezzo al campo, boom, in fallo laterale, lo battono loro. Palla mezza e mezza e rimbatte lì, calcio d'angolo, sì, calcio d'angolo, sono un 7 di 1,86 m, la spalla vengono un 7 di... In 7 tutte le volte le palle inattive vengono a saltare gente che ha fisicità, per cui insomma bisogna andare a buttarsi dentro a questa difficoltà che abbiamo, perché poi ci si accorgerà che è tutto più normale, insomma, ecco. Prego. Luciano, sono pronto a rischiare il no comment, anche perché ho sentito che non parli di altre cose, però siccome ci sono due partite fondamentali e si stanno facendo i miracoli, e ho sentito Marotta prima della partita parlare di buon senso da parte di tutte le componenti e di allenatore che ha le responsabilità naturalmente di gestire anche questo momento, ti aspetti di avere un giocatore in più questa settimana? No, io mi Icardi sto dicendo, eh? No, io dico che se avessi fatto fare 20 minuti a Keita sarebbe stato importante, però è quasi a posto totalmente e probabilmente non avrà tutta la partita addosso, ma Keita lo recuperiamo, Keita ha smaltito questo problema, questa ulteriore settimana gli permetterà di essere a un buon livello e è un recupero importante per noi. Per il resto quello che ci può creare problemi è la doppia partita ravvicinata, come ce l'ha creato questa settimana, perché oggi si è visto che poi il cumulo delle tensioni, il cumulo delle imposizioni, del far risultato ha un costo per quanto riguarda l'intossicare testa e muscolo. E il muscolo si pulisce meno, la testa tu ce la puoi fare, però poi va anche questa a creare difficoltà al muscolo. E qualcheduno ci manca. Però sono quelle partite, se io faccio un'analisi delle partite che da quando sono qui, quelle contro le grandi squadre non le abbiamo mai sbagliate. Da un punto di vista di impatto mentale, di impatto fisico, di esserci dentro, l'abbiamo mai sbagliate. Abbiamo sbagliato quelle che sulla carta potevano sembrare un po' più facili e allora si è abbassato, si va a far confusione con questa ragione che deve prevalere su tutto poi. E anche perché poi bisogna rendersi conto che, come si diceva prima, i nostri avversari si nutrono di quelle che sono le nostre insicurezze, per cui
se li rimettiamo a disposizione loro ne fanno un vantaggio per loro, insomma. Noi ce l'abbiamo ancora qualche colpo da sparare, saranno tutti lì pronti con il grilletto carico. Prego. No. Ma non, ragazzi, Gianluca, senza microfono sembra che risponda al muro, quindi o riprendo il microfono o non. Di capire che conti su quelli che ci sono e che non ti aspetti di averne uno in più la prossima io settimana. Se dico questo, capito. Poi li faccio vedere 10 articoli dove ho contestato qualche cosa, per cui io non dico neanche questo, io dico niente, non scrivetemi, non fatemi ci venire qui, fatemi il favore, lasciatemi fuori, che tanto ognuno scrive che gli pare, dice che gli pare, la tendenza è a far confusione per forza, vi garba così, tanto smettete di scrivere anche voi poi di calcio, si smette di giocare ma smettete anche di scrivere, per cui alzare sempre tutto sto polverone, volete fare il vostro film, fate il vostro film, la realtà è un'altra, è facile, punto. Prego. Sì, mister, buonasera, in vista di giovedì, considerato anche il forfait di Marcelo Brozovic, è possibile pensare a qualche modifica anche sul piano tattico per cercare di ottimizzare quelle che sono le risorse in rassa a disposizione? Che vuol dire piano tattico? Cioè giocare come oggi con la difesa a tre, come oggi? È possibile se è giocato oggi, però poi manca anche Miranda, per cui c'è da fare delle valutazioni, insomma, ecco. Però si vanno a analizzare tutti come si è fatto oggi e secondo me si riescono a trovare le soluzioni. Chiudiamo. Luciano, buon pomeriggio. Sì. È giusto dirvi che quest'oggi siete stati cinici, non penso che sia un'offesa, sia una qualità nel mondo del calcio, e poi questo timore che qui dicevi porta magari i tuoi giocatori a non divertirsi a giocare a pallone? Ma il divertimento quando ci sono questi interessi qui e quando c'è poi questa posta in palio qui con quello che si è accompagnati giornalmente, che è tutta l'aria se non arriviamo poi a vincere il campionato e che sei un fallito e che sei uno scarso e via dicendo, è chiaro che ci si diverte poco. In realtà poi sono maschere quelli che vogliono far vedere che ridano e che sono contenti, perché la realtà è che è un calcio fatto di esasperazione, di tensione e di obbligo di fare risultati, punto. Per cui bisogna avere quel carattere lì, quella forza lì, e quando hai ragione stai nella tua posizione, perché ho ragione da vendere, non mi sposto un centimetro, tu puoi fare quello che ti pare, per cui si va ad affrontare le situazioni che bisogna affrontare in base a quello che è l'importanza del momento. Ora sono due partite fondamentali, il fatto che l'espressione sorridente, il viso rilassato sia la soluzione al problema, ossia quello che mi fa arrivare all'obiettivo, è una valutazione soggettiva. Secondo me arrivare all'obiettivo mi ci fa arrivare se ho come si diceva prima, quella tigna addosso di far valere quelle che sono le mie qualità, le mie caratteristiche, poi sorriso o non sorriso io devo passare di lì e devo portare a casa il risultato, punto. Prego, l'ultimo qui, chiudiamo. No, non ce la fanno, per queste partite è difficile ce la faccia. Ragazzi, se fate domande secondo senza microfono, lui... ho capito, aspettate il microfono, faremo una domanda in più. Se no è come se rispondesse a una colonna e non si capisce quello che sta dicendo, perché non si capisce di chi sta parlando. Hanno detto Miranda e Brozovic ce la fanno per queste due partite, avete capito? E la risposta è che è difficile che ce la facciano, per cui si comincia a pensare già da adesso a qualcosa d'altro. I giocatori rientrano nell'ordine di idee che poi debbono prendersi delle responsabilità superiori, perché probabilmente ci sarà da mettere anche qualcuno fuori ruolo. Scusi,
Volevo sapere se voleva un suo pensiero, un suo commento, perché oggi c'è stato un sostegno della curva che è stato imponente. Loro sono un po', no, il termometro di come se avessero deciso di starvi vicini proprio nel momento di difficoltà maggiore. Anche dopo il primo tempo c'è stato questo sostegno continuo che non sempre ultimamente c'è. Ma l'hanno sempre fatto, e poi qualche volta si può anche fischiare, qualche testa di mogano me l'hanno detta anche oggi, per cui è una cosa normale, non cambia niente, eh. È una cosa normale, dai. Il pubblico di chi sia il nostro pubblico bisognerebbe che montaste sul nostro pullman mentre arriviamo allo stadio durante la strada, per cui vi accorgereste di chi è il pubblico, di quello non ci sarebbe bisogno di andare a trascrivere i social, quello che sento dire o quello che rubo su un labiale, perché il pubblico dell'Inter vuole bene all'Inter, ci vuole stare vicino. Poi è chiaro che se non faccio risultati mi vengano addosso e quando si rompe la strada che cosa ti dicono, però è tutto abbastanza normale per il livello di esasperazione in cui si vuol portare il calcio, normalissimo. E poi uguale anche oggi, quando abbiamo sbagliato 10 passaggi facili qualche fischio si è sentito, ma è corretto. Però poi questo pubblico qui l'ha fatto vedere con la presenza, insomma, che ci vuol stare a fianco, che vuol stare con noi, che si vuol prendere responsabilità, che sono un pubblico di campioni dell'Inter, perché loro sanno come giocarla la partita, l'hanno fatto vedere anche oggi. Grazie. Buonasera.